Sardegna, incredibile ragazzi, incredibile, spiaggia del Riso, qua siamo praticamente vicino a Villa Simius, in territorio di Villa Simius, in tantissimi d'estate veniamo qua per godere di questi panorami straordinari, una spiaggia bianchissima, dei fondali cristallini, ma io vorrei che questo posto fosse ricordato anche per un altro motivo. Perché praticamente qui c'è una necropoli, la necropoli della spiaggia del Riso. La maggior parte delle domus sono andate perdute. Ce n'è una che adesso divulgheremo, vi facciamo vedere, che è un fiore all'occhiello, ragazzi. Fiore all'occhiello. La domus de Janas della spiaggia del Riso. Pazzesco. Stiamo parlando della cultura di Ozieri, 6.000 anni fa. Ragazzi, 6.000 anni fa. Grazie, grazie molto. Eccola qua. Entriamo dentro, l'andittino, il portello quadrato che non c'è più. Ed entriamo, doppia cella. Non è neanche piccola, ragazzi, eh? Non è neanche piccola. Cultura di Ozieri. Questa Domus de Janas però è curiosa, è simpatica anche perché, adesso uscendo, lo vediamo subito, a sinistra e a destra ci sono due lastroni, sempre di granito, sinistra e destra, verosimilmente appartenenti alla cultura successiva filigosa, 2700-2400 a.C. Probabilmente qua, ragazzi, infatti c'era un dolmen. L'ultima perla, ve la faccio vedere, l'ocra rossa all'ingresso. Mamma mia, che spettacolo! I custodi della memoria vi hanno portato anche qui. Ciao a tutti!